Franco Savoiardo scrive menzogne, profanano i monti della nostra resistenza millenaria a tutti i popoli che ci attaccarono prima di loro. Armati, in nome del re, occupano pascoli e frutteti, incendiano boschi, abbattono querci avanzando con cani e fucili. Tutto ciò che recintano con muri di pietra è dichiarato di loro proprietà da una legge savoiarda. Distruggono il sistema di gestione collettivo della terra, ereditato dalla notte dei tempi. Tolgono al popolo i mezzi primari di sussistenza, il pascolo e il coltivo. I sardi dei villaggi di montagna, che sparano contro i costruttori e le guardie di mura a secco, vengono chiamati banditi, ricercati e uccisi, perché difendono quello che è loro di diritto, fin dalla notte dei tempi. I giudici sopravvissuti si nascondono nelle grotte, come i peggiori tempi di Roma. I primi hanno detto: quei cavalli pascolavano nel nostro, il segno nella criniera è stato contraffatto, quei cavalli erano nostri. Quando andammo a riprenderli spararono, fummo costretti a sparare anche noi, uccidemmo solo per riprendere i cavalli. I secondi hanno detto: prima di essere loro, quei cavalli erano stati nostri, li rubarono una notte senza luna. Mio figlio era di guardia, lo uccisero per prendersi i cavalli. 21 cavalli valgono la vita di un uomo? 21 cavalli, è questo il prezzo? Riprendendo i cavalli una notte senza luna, due pastori innocenti li guardavano e un fratello degli assassini. Risparmiamo i pastori per il dovere cristiano. Vi dissero di essere fratelli? Chiese il giudice. Lo sappiamo. I 21 cavalli vengano squartati, le teste appese su pali al centro della via del paese per 21 giorni. La carne lasciata in 21 posti diversi, agli avvoltoi, ai grifoni, alle formiche, ogni bestia del cielo e della terra. E cosa da fare? Ammazzare i cavalli? Dimentica che il cavallo è figlio del Signore non meno che l'uomo? E se proprio vuole ammazzarli, deve farci mirare le teste nel centro del paese? E anche ammettendo che sopportiamo la puzza, deve dare la carne alle bestie e non ai cristiani? Il giudice ha ragione, ha fatto uccidere i cavalli perché nessun uomo si è ucciso per una bestia, ha fatto appiccare le teste perché lo ricordassimo per 21 giorni e per 21 giorni nessuno ha ucciso nessuno in cambio di un cavallo o di un caprone, ha dato la carne alle bestie perché noi non la meritiamo. Se è vero che ha dovuto uccidere 21 cavalli per ottenere 21 giorni senza morte di uomo, che carne meritiamo? Nessuno in paese è in grado di invecchiare, neppure vigliacchi. Quello lo uccidete perché vi guarda sfidando, quell'altro perché distoglie lo sguardo attirando sospetti. Che carne meritiamo? Il giudice è giusto e merita il nostro rispetto. Hai ragione, Schina! La dobbiamo smettere di ucciderci tra noi! Meglio sarebbe guardare il nemico che ci toglie le terre! Corri, bambino, corri! Corri! Ad avvisare il giudice bambino! Corri, bambino, corri! Come puledro, anche se sei solo bambino! Corri, bambino, corri! Tutto se i muscoli sopportano, mi fatica finché la mente lo vuole! Corri, bambino, corri! Sulla terra scura, scavata da muli e cavalli, da ruote e da carri, da zampe di capre e cinghiali! Ascolta! Il vento che viene d'Oriente, ricorda! Gli uomini armati al galoppo, 100 e 100 soldati ufficiali, ricorda! Le loro parole. Aveva ragione il giudice a far ammazzare i cavalli. Per essere contro Savoia bisogna essere uniti. Eccoli, mi. Questa è la volta che sarà stanato. Chiunque lo aiuti sarà passato per le armi. Nel nome del re! Thank you.
giovane soldato. No, ho udito ieri dal capitano. Hai origliato. Udito, non volendo. La cattura del bandito è possibile, perché qualcuno del paese l'ha tradito. Tradito? Quella storia dei cavalli. Un soldato dovrà pur scendere in quella grotta per primo. Un soldato qualunque. E io non vorrei essere quel soldato. Un soldato qualunque? Non mi fate scendere per primo. Il bandito è armato e alle strette. Non so se capite. Il fidanzato a Torino mi aspetta. Guardate il ritratto. Oh, cazzo! Aspettate, ha un'amica. Quanto è brutto. Brava donna, fidanzata. Volete vedere un ritratto? No. Però a terra è denaro. Sposarla potrebbe essere un buon affare. Affare fatto? Affare fatto. Bebe! Eh? Oh, cazzo. Come fate a prendermi nella grotta? Chi sei? Il figlio di chi, Ciuccio? Tuo padre era un uomo. Lo so. Il giudice bandito è nascosto col bambino dentro la stanza del giudizio, nelle viscere del mondo. Dove per 40 giorni e 40 notti nessuno dei Savoia l'ha trovato. Scendono in fila indiana, legati concordi in gruppi di quattro, remando e bestemmiando, sparando contro i pipistrelli, giocandosi a testo croce il posto di primo che scende nella grotta, senza mai trovare né il giudice né il bambino. Il giudice è un custode del tempo e al bambino racconta la storia notte dopo notte.